istituzioni non profit propongono spesso soluzioni innovative per i problemi sociali emergenti e non. Davvero? Proprio così. La crisi sanitaria da Covid-19 è stata una scintilla per l'emergere di esperienze innovative, la creazione di nuovi servizi e la nascita di nuove relazioni tra le istituzioni non profit, le istituzioni pubbliche e il mondo delle imprese. Oltre alla capacità dimostrata in occasione della pandemia, le istituzioni non profit rigenerano luoghi e spazi collettivi, consentono alla comunità locale di riappropriarsene e di rinnovarle l'uso, che è prima di tutto sociale. Inoltre, per fare un altro esempio, le istituzioni non profit si occupano di inclusione digitale, contrastando nuove forme di esclusione sociale e promuovendo una cultura dell'innovazione. Ma non sono le imprese i soggetti innovatori per definizione? Non solo le imprese, le istituzioni non profit collaborano con le imprese e con le istituzioni pubbliche per la realizzazione delle idee innovative, contribuiscono con il loro know-how sui bisogni sociali e con la loro capacità di fare rete sul territorio. Per fare innovazione bisogna usare le tecnologie, o no? Sì e no. Le tecnologie digitali possono essere parte delle soluzioni innovative, ma si può fare innovazione sociale anche senza particolari tecnologie. Il censimento ci darà dati sull'innovazione sociale? Sì, perché una sezione del questionario riguarda proprio l'innovazione sociale e le caratteristiche dei progetti realizzati dalle istituzioni non profit e questo consentirà all'Istat per la prima volta di descrivere il ruolo del settore non profit come volano di innovazione. In sintesi, perché è importante il censimento? Perché è importante il non profit?